Quale filo unisce Sergio Frigo, il giornalista che abbiamo ascoltato poco fa parlare del suo progetto Il Veneto e i suoi scrittori, e Instagram? In parte l'abbiamo accennato, in parte invece lo vogliamo approfondire in questa seconda mezz'ora assieme nella puntata odierna di 7 in punto, dando il buongiorno a Elisa Bottai. Bentrovata. Buongiorno, grazie. Innanzitutto, Igers o Igers Veneto? Questa è una domanda che ci fanno spesso, ma la risposta, ahimè, non è sempre la stessa. Io dico Igers, poi Ecco. potreste trovare anche altri modi di pronunciarlo. Anche Tra la l'altro, Igers, così. esattamente, quindi, però Ma oggi usiamo Igers, quindi. usiamo Igers per dire, parliamo di Instagram, come detto, e andiamo a specificare chi e cosa praticamente, chi sono gli Igers. Allora, gli Igers, che è poi l'abbreviazione di Instagram, sono persone che ovviamente hanno un profilo Instagram, che amano il social network Instagram e quindi lo frequentano quotidianamente caricando foto, guardando le foto degli altri, partecipando alle varie iniziative che in tutto il mondo vengono proposte e quindi si trovano, grazie alle community come quella di Instagram Italia, di cui io faccio parte, la conoscenza non resta soltanto limitata al mi piace la foto, che bella, ma ci si incontra fisicamente, per cui si organizzano eventi, si esce assieme, si scattano foto, ci si conosce e spesso nascono belle collaborazioni come questa di cui ha accennato Sergio Frigo Poco fa. sugli scrittori poco fa. Ed è appunto nato da casualmente una persona che lui ha incontrato sul treno, che è Carlo Mion, che tra l'altro è un progetto bellissimo su Instagram, su Confermiamo appunto, Carlo Evanescence. Mion è un collega, un giornalista della Nuova Venezia, del gruppo comunque Finagile, e ha questo progetto legato soprattutto ai mestieri di Di Venezia, Venezia, esatto. scatti Le fotografici persone. che sono simboli praticamente Si in una raccontano foto. proprio l'anima di Venezia, quella che di solito resta un po' più nascosta ai turisti, al turismo di massa, ed è veramente un progetto bellissimo. Io lui l'ho conosciuto grazie a degli eventi organizzati proprio dalla community locale di Venezia, e da lì è nata insomma un'amicizia e lui sapeva che noi stavamo cercando di organizzare qualcosa su Instagram legato alla letteratura. Quando ha incontrato Sergio Frigo sul treno, che gli ha parlato a sua volta della sua iniziativa di scrittori in Veneto, ci ha messo in contatto e ne è nata questa collaborazione. Ecco, Elisa invece quando si avvicina a Instagram e quando diventa Igers? Allora, io non sono stata una dei primi ad approdare su Instagram, anche perché avevo un telefono Android e Instagram su Android è arrivato qualche anno dopo. Per cui non sono arrivata prestissimo, sono arrivata circa un paio d'anni fa. È il social network che preferisco, come Che forse nasce quando, comunque a sua volta, visto avrete. qualche dato in Instagram. Instagram nasce attorno al 2011, non vorrei dire 2010-2011. E quando è nato Instagram è nata poi l'associazione Instagramers, fondata da Philip Gonzalez in Spagna. Ad oggi, come associazione Instagramers, quindi sono queste associazioni che riuniscono persone che sono appassionate di Instagram e raccontano il territorio, chi con progetti più o meno creativi, chi più didascalici, insomma, ciascuno a modo proprio. Da lì in Italia è nata nel 2013, è stata formalizzata proprio l'associazione Instagram Italia, che ad oggi conta un centinaio di community locali e provinciali. Solitamente non si scende mai sotto il capoluogo di provincia, anche perché sennò già così siamo veramente in tanti, poi gestire è comunque un'associazione, non è un lavoro, quindi diventa parecchio difficile coordinarci tutti. E io faccio parte dell'associazione da poco più di un anno. Mi sono avvicinata all'associazione perché per me Instagram è veramente un modo di viaggiare, di scoprire luoghi. Adesso io quando organizzo un viaggio, la prima cosa che faccio è andare a vedere l'hashtag di quella località su Instagram per capire quali luoghi Cosa magari frequentano le aspetta persone che vivono esattamente? là e quindi mi costruisco il viaggio anche in base a Quindi quello. ca cam cambia sostanzialmente anche le abitudini precedenti Instagram, permette di poter organizzare in modo più preciso, di avere anche spunti diversi, di avere un occhio diverso per le cose che si incontrano per strada. Cambia moltissimo ed è incredibile come organizzando
eventi, ad esempio io vivo adesso a Vicenza, perché organizzando eventi anche a Vicenza, a cui partecipano spesso parecchi vicentini, è incredibile vedere come, insomma, sono due reazioni. Una è magari far vedere dei luoghi, delle realtà e scoprire che i vicentini non l'avevano mai vista prima. La seconda è magari quando le persone di Vicenza vedono le foto dei luoghi dove sono abituati a passare tutti i giorni e si stupiscono di punti di vista magari invece diversi, perché andando in giro a caccia di fotografie magari si scopre il bello, si trova quel dettaglio a cui solitamente ci si passa davanti ma veramente non ci si fa caso. Quindi è proprio un modo bello di vedere e rivedere e riscoprire i propri luoghi. Nel vostro sito, che tra l'altro molto spesso Andrea Vernier dalla regia manda in sovraimpressione, è, come posso dire, il bollettino dell'associazione o c'è anche una raccolta particolare di fotografie che invece poi pubblicamente si possono vedere nella classica applicazione di Instagram? Allora, il sito dell'associazione raccoglie intanto gli eventi che vengono organizzati da tutte le varie community e poi ci sono varie rubriche più o meno tecniche sugli aggiornamenti che vengono fatti direttamente da Instagram su cosa si può fare, su anche Instagram e l'utilizzo come strumento di marketing. Una strategia di marketing, insomma, articolata, vari contenuti periodicamente, quindi o mostre, insomma, o magari anche delle rubriche dedicate a qualcosa di particolarmente interessante che c'è su Instagram, quindi i contenuti sono vari. In realtà di foto sul sito non ne abbiamo molte, sono proprio più che altro contenuti. C'è il profilo Instagram dell'associazione che è Eagers Italia, abbiamo più di 100.000 follower ad oggi e lì condividiamo foto di chi utilizza l'hashtag Eagers Italia. Occupandoti di comunicazione e di altre cose, sì, hai avuto modo anche di vedere e un po' di tastare il polso di come sia, se può esistere, se fosse fatto un profilo tipo dell'utente di Instagram, penso sia talmente variegato o c'è invece qualche settore, qualche... No, in realtà un profilo tipo non c'è, nel senso che Instagram è utilizzato molto anche da ragazzi molto giovani, che forse sono i maggiori utilizzatori di Instagram e che non lo utilizzano in modo, per così dire, costruttivo, nel senso che la maggior parte sono selfie e non c'è un vero progetto. Poi ci sono le persone un po' più grandi, che magari della mia fascia d'età, proprio dai 30, 40 anni e oltre, che utilizzano invece Instagram, con progetti fotografici proprio ben precisi, quindi legati anche non soltanto alla foto talvolta, ma anche alla grafica. E da lì riescono veramente poi anche a creare delle collaborazioni di lavoro, farsi conoscere alle aziende. Però un profilo tipo veramente non c'è. Poi c'è anche un modo diverso di utilizzarlo all'estero rispetto che in Italia. Poi con l'avvento dell'influencer marketing anche questo ha modificato tanto, magari spesso chi utilizza Instagram si è soggetta a determinate logiche di estetiche e meno punta sul proprio valore, sulla propria identità. Non c'è un profilo comunque standard a mio avviso. Un minuto prima della pausa, per capire però allora la cosa mi interessava dei ragazzini sostanzialmente che si avvicinano. È colpa probabilmente di altri social network che vengono trattati allo stesso modo come Instagram, che invece può dare delle applicazioni, lo state dimostrando, completamente diverse? Forse è proprio magari, secondo me è più una superficialità legata al momento, la voglia di condividere semplicemente momenti, ma neanche momenti quotidiani, perché veramente purtroppo per la maggior parte sono proprio selfie. Poi adesso con l'avvento di Snapchat, che è questo altro social network che sta prendendo il largo, dove i contenuti però hanno una durata di tempo limitato, poi spariscono, forse tanti di questi utilizzatori stanno andando verso l'utilizzo di Snapchat. Per quanto riguarda Instagram, veramente no, non so cosa, perché i ragazzini sono spinti ad utilizzarli quasi esclusivamente per i selfie. Intanto la cosa importante però è che sta crescendo appunto una maturazione complessiva, sì, che porta a dei prodotti eccezionali di cui parleremo tra pochissimo. Due progetti in particolare, esatto, con Elisa Bottai qui a 7 in punto.
Nuovamente ben ritrovati con 7 in punto, è l'ultima parte di stamane della nostra trasmissione. Siamo con Elisa Bottai di Igars Veneto, stiamo parlando di Instagrammers e quindi cerchiamo di capire in più tutta la serie di progetti innanzitutto che state cercando di mettere in piedi. Abbiamo un po' detto da quanto tempo avanti. L'associazione è una cosa che era rimasta ancora da prima, quindi è stata proprio depositata l'associazione, sì, non sì, è una sì. cosa come un gruppo Facebook per esempio che si applica, la gente partecipa. No, l'associazione esiste? È un'associazione che ha la sua validità, cioè proprio un'associazione registrata con tutti i crediti. Tutto quello che... Sì, c'è una quota associativa, un'associazione... A tutti gli effetti, dal 2003, dal marzo 2013 è così. Sì. Comincia secondo questo il periodo. Ci sono vari appuntamenti, tra l'altro poi anche legati al Veneto in particolare, anche a poca distanza, ne avete un paio. Ogni quanto vi trovate mediamente, se c'è una periodicità? Non c'è una periodicità, diciamo che questo periodo, aprile, maggio, sono i periodi sicuramente più gettonati, dove riuscire ad avere weekend liberi da eventi Instagram è difficile, perché insomma siamo poi community... ultimamente sempre molto attivo e quindi ci piace organizzare, fare ogni weekend, più quasi ogni weekend c'è un evento. E spezzano le famiglie o si viene via direttamente con... No, si va, io solo un marito, non ho ancora figli, per cui si va via, anzi condividiamo la stessa passione. E trovate con altri appunto la stessa cosa, insomma. Sì, ci sono... capita, no, non è detto, però noi condividiamo la stessa passione, poi la voglia di scoprire il territorio, anche quello vicino a noi, che di solito resta sempre più inesplorato, perché si tende sempre a dire no. Ma tanto vado lontano, vicino, ci posso andare quando voglio. Invece. E poi? E invece queste proprio forniscono, questi eventi forniscono l'occasione per non rimandare. E adesso, sabato prossimo a Vicenza ci sarà un evento, in cui hashtag sarà Vicenza In and Out, perché... Il 16 aprile, quindi. 16 aprile. 16 aprile, perché si scopriranno delle realtà artigianali di Vicenza, piccole realtà, si vedrà, si andrà nell'atelier di un pittore, un personaggio molto interessante, che tra l'altro ha l'atelier in un palazzo storico, e poi una stamperia d'arte, una cappelleria, una ragazza che fa molto creativa, delle cose molto belle, cornici e altre cose. E poi anche camminando tra queste attività si farà un percorso un po' che non sarà Corso Palladio, Piazza dei Signori, ma strade un po' meno conosciute, molto pittoresche, con i portici che di solito però non, insomma il turista lì non ci arriva, noi ce lo facciamo lo arrivare invece. Con le foto che posteremo su Instagram. Poi vi spostate in montagna invece o sulla vede montana comunque? Poi, come ogni anno, Instagram propone una data per fare un Worldwide Insta Meet, cioè un incontro di appassionati di Instagram in tutto il mondo lo stesso giorno. E noi abbiamo scelto per sabato 23 i Brent dell'Art, che è una località nel bellunese, diciamo tra Belluno e Treviso, comunque è una località meravigliosa, super scenografico, sono questi canyon pazzeschi, veramente di una bellezza incredibile. E domenica invece ci sarà un itinerario a Venezia. Gli altri anni abbiamo fatto a Venezia, con ogni anno con declinazioni diverse. Quest'anno il tema proposto da Instagram è Life on Earth, per cui andiamo on Earth nel bellunese e poi faremo Life on Water invece a Venezia. Zona di Trichiana, giusto? Quindi sì, potrebbe sì, andare, sì, la parte quindi sì. della... basso bellunese. E ci fai capire un attimino come sono? Sostanzialmente vi trovate al mattino qualche ora, è un gruppo ampio che partono tutti assieme, vi dividete, come avviene un po' allora, la giornata? Dipende dalla tipologia di evento. Ora, ad esempio quello che ci sarà a Vicenza il 16 sarà riservato un massimo di 30 persone, perché poi i posti che andremo a vedere non possono contenere grandi numeri, per cui ci sarà quel limite. Ci troviamo, c'è un'ora, un luogo di ritrovo, da lì si parte in gruppo insieme e si fa il percorso che è stato definito, si va nelle varie attività, si scattano foto, si postano con un hashtag che appunto quello dei 16 sarà Vicenza In and Out, e chiunque quindi attraverso quell'hashtag poi può vedere tutte le foto scattate in quella giornata.
E di solito poi ovviamente c'è anche un momento di aperitivo per conoscersi, altrimenti si rischia, e purtroppo spesso capita di andare via da un Instamit, di vedere delle foto di qualcuno che si è sempre seguito e di non sapere che era, di non averlo alla fine conosciuto. Non capita sempre, però devo dire che capita spesso. Oppure nel caso di Worldwide Instamit la portata numerica è decisamente più grande. L'anno scorso siamo riusciti a portare in giro per Venezia 120 persone, è stata un'impresa. Tutte insieme, con Tutti l'ombrellino davanti per fare. senza ombre, non so come siamo riusciti, però ce l'abbiamo 120 fatta. persone, beh, certamente non è facile a Venezia. È stato impegnativo organizzarlo, gestirlo, però ce l'abbiamo fatta, è andato molto bene. Siamo andati sulla terrazza del conservatorio perché al centro la vista su Venezia è pazzesca. E anche in quel caso sì, ci siamo trovati, non senza difficoltà, ci siamo mossi per Venezia e abbiamo raggiunto i posti che avevamo selezionato. Poi, insomma, a volte possono essere anche degustazioni in cantina o semplici aperitivi, veramente dipende. A Vicenza, sempre l'anno scorso, ho organizzato un giro per i quattro musei, per cui in un pomeriggio abbiamo visto quattro musei, e modalità ce ne sono Quando tantissime. girate in gruppo, c'è gelosia per lo scatto o c'è collaborazione con quello che sta a fianco? Ma no, gelosia. È capitato soprattutto con Instagrammers internazionali con 500-600 mila follower, che allora magari loro Sono i divi sono un sostanzialmente. po' i VIP, insomma, e quindi loro magari hanno la loro idea ben precisa, costruiscono lo scatto e poi può non far piacere che tutti, una volta che l'idea è altrui, vanno e fanno lo scatto quando è già confezionato. Però no, se no, di solito il bello è proprio anche collaborare, trovare insieme le idee. A volte lo scatto è naturale, a volte ci si diverte a costruire una situazione per raccontare qualcosa, quindi, però, insomma, lo spirito è sempre quello della Ci collaborazione. si guadagna da Instagram, nel senso chi ha 500-600 mila follower, ad esempio, può essere invitato e chiede un cachet, faccio un esempio banale, oppure anche dallo stesso fatto di avere 600 mila persone che seguono la serie dei suoi scatti, ci sia direttamente una formula come YouTube, come appunto Allora, altre. sì, io non legherei questo fenomeno soltanto al numero dei follower, è una cosa su cui combatto spesso perché sicuramente il numero di follower conta, però se ad oggi si sa che i follower si possono acquistare, si possono acquistare like, ahimè, e quindi non è il numero che fa il valore dell'Instagrammer, ma nel caso in cui ci sia una persona molto seguita, con grandi capacità, e lo si possono vedere insomma dalla qualità delle foto, anche dalla qualità delle didascalie, perché anche quello conta, dalla quantità di foto che una persona carica, insomma, sono tanti gli elementi da valutare. Sicuramente ci sono persone, io insomma conosco delle ragazze russe piuttosto che austriache, che certamente per loro è diventato proprio un lavoro, anzi avevano un lavoro diverso e l'hanno lasciato per dedicarsi, lavorano con grandi brand. Riescono, Fanno sì. foto di prodotto, sì, e riescono a vivere di questo. Stiamo parlando di persone con grandissime capacità, però insomma. Queste capacità spiccano più all'estero o più in Italia? Mi spiego. Ci sono differenze anche nel seguito stesso di Instagram? È un buon approccio in Italia, si diceva, mi pare abbiamo accennato qualche dato prima, sono più di 8 milioni Sì, di 8 milioni e iscritti. 4 circa, sì, l'ho dato fino a qualche mese fa. Allora, all'estero sicuramente è più facile lavorare con Instagram, ci sono persone che effettivamente riescono a vivere. In Italia, ad oggi, secondo me, che riesca a guadagnare abbastanza per vivere solo di Instagram, credo ci sia praticamente nessuno, se non qualche sparuto caso, ma insomma. È una buona integrazione comunque, mettiamola così. Più che altro integra la voglia di applicarsi, la passione, più che un ritorno economico vero e proprio. Sì, sicuramente sì, il ritorno economico ci può essere, poi dipende qual è l'impostazione, perché se una persona magari arriva ad essere un bravissimo Instagrammer molto seguito e già alla base aveva delle capacità in comunicazione visiva, pubblicità, sicuramente ha un occhio diverso e può fare la differenza nel collaborare con un'azienda. Viceversa, se è una persona al di là dell'età, ma che si è avvicinato, mai ha avuto approcci con la fotografia, soltanto Instagram, senza avere un background
sostanziale alle spalle, insomma, difficilmente riuscirà a fare progetti di grande valore, almeno questo poi è il mio pensiero, no? La differenza sta sempre lì, più che nel numero di follower. In assoluto. Nel lavoro ha cambiato qualcosa, Elisa, Instagram? Beh, è diventato parte del mio lavoro, perché è sicuramente uno strumento che può essere utile per i miei clienti, per cui dato che a me piace occuparmi soprattutto di settori come il turismo, l'artigianato, le destinazioni, Instagram in questi settori è uno strumento formidabile se utilizzato bene, sia per un racconto diciamo quotidiano che per organizzare degli eventi, quindi anche collaborare con dei gruppi facendo conoscere le proprie realtà attraverso gli occhi degli Instagrammers, dando quindi un ampio raggio di visibilità e di possibilità di farsi conoscere. Quindi in questo senso sì, ha cambiato, nel senso che è uno strumento in più. Oggi la comunicazione si sa, si evolve alla velocità della luce. E Instagram è entrato a far parte, non so quanto durerà fino adesso, per adesso c'è e vale la pena secondo me utilizzarlo nel modo corretto. Sei diventata appassionata di fotografia o lo eri già prima di Instagram? Allora, io tendendo un po' alla pigrizia per carattere, non ho mai amato troppo la fotografia, impostare l'ISO, questo. Io scatto solo col cellulare, ad esempio, non scatto con una macchina fotografica, cosa che tanti Instagrammers fanno, e mi è sempre piaciuta la fotografia da spettatrice, per così dire. Non dietro, sì, dietro la macchina fotografica ci sono stata sempre molto poco, però invece col telefono mi piace molto, proprio perché secondo me poi è proprio il valore aggiunto di Instagram, di come è nato Instagram, è quello strumento che ad oggi abbiamo sempre dietro, per cui la macchina fotografica difficilmente la si porta sempre dietro, anche se adesso sì, però insomma una camera, una macchina fotografica è anche di dimensioni e volumi che non si può avere sempre dietro. E quindi il telefono invece è stato ciò che ha permesso di poter raccontare l'attimo, l'istante, il dettaglio, e a me quello è sempre piaciuto e tuttora è la cosa che io su Instagram preferisco. Due progetti, dicevamo, in particolare che come Instagram Veneto state seguendo. Sì, allora, uno è scrittore in Sì, Veneto. che abbiamo salutato prima con Sergio Figo nella tranche precedente per chi l'avesse perso eventualmente. Dall'occhio, appunto, il nome è leggermente diverso, nel senso è invertito, scrittori in Veneto è Allora, l'hashtag l'hashtag. è scrittori in Veneto, poi ogni mese proponiamo un autore di una provincia diversa. Siamo partiti il mese scorso con Diego Valeri e in concomitanza con un Instamit organizzato sui Colli Euganei. Quindi l'hashtag per tutti è scrittore in Veneto, dopodiché ogni mese un autore diverso, un hashtag diverso, in cui abbiamo deciso di introdurre l'inglese perché magari anche qualcuno dall'estero può essere attratto, e quindi era Valerie Worth il mese scorso. Questo mese è dedicato a Buzzati, quindi c'è una citazione dedicata alla montagna, sono già arrivate tra l'altro gran belle foto, e E per l'hashtag è esempio, Buzzati Worth. l'abbiamo detto, Diego Valeri, c'è la foto che adesso è pubblicata. Questa, ad Ecco qua. Questa esempio, per fare un esempio più legato a Valeri, che foto è questa? è una foto scattata da Arco Petrarca, proprio credo dalla casa di Petrarca. È stata scattata durante un Instamit organizzato dalla community di IGES Padova qualche settimana fa. La citazione parlava di colli e di nuvole, Colli Euganei e nuvole, e quindi insieme a Sergio Frigo e a Valentina Ciprian, che è la ragazza di IGES Belluno, che ha avuto l'idea di questo progetto, abbiamo deciso di selezionarla, perché secondo noi era rappresentativa di quella citazione e di quell'autore. È una foto, quante ne sono arrivate e quindi quanto difficile è stata la scelta? Allora, beh, questo è stato il primo, non ne sono arrivate tantissime, ma diciamo ne eravamo consapevoli. Adesso poi Diego Valeri era già magari meno conosciuto di Buzzati, quindi già ne stanno arrivando di più. Era la prima uscita, e inoltre è un'iniziativa che è piaciuta moltissimo, tantissimi sono i commenti di persone di grande entusiasmo, però allo stesso tempo non è così facile, richiede uno sforzo, una ricerca, perché giustamente il bello è anche lì, no? Partire da una citazione, trarne un'ispirazione per una foto è difficile.
che tutti riescano a trovare l'occasione per fare quella foto o che la stessa persona ne riesca a fare un grande quantità. Per cui l'idea di questa iniziativa voleva proprio far vedere che sui social network e su Instagram, anche le persone molto giovani, si possono portare anche dei contenuti. E quindi ecco, ci piaceva portare un po' di letteratura su Instagram. Spesso si utilizzano come didascalie per le foto delle citazioni, e a noi piaceva invece proporre uno sforzo un po' maggiore, quindi la cosa inversa, da una citazione, e tant'è che poi secondo noi anche in Veneto molti autori sono sconosciuti, lo dico sinceramente anch'io parlando con Sergio Frigo, non, alcuni non li avevo sentiti nominare, ahimè, e sono sincera così. Serve anche questo punto a conoscere. Mi piace, attraverso le cose che faccio imparo io stessa, e secondo me è la cosa più bella. Bellissimo, oltretutto il fatto di andare proprio alla ricerca dei luoghi, così si capisce anche meglio, oltre a conoscere si capisce anche meglio probabilmente cosa ha portato la scrittura. 12 mesi in Veneto cos'è invece? 12 mesi in Veneto è un'altra iniziativa per stimolare sempre una condivisione di foto. Ogni mese proponiamo un tema diverso legato alla stagionalità. A febbraio ad esempio c'era un doppio tema, carnevale e amore. Marzo è stato, dato che è il mese di Pasqua, Pasquetta, le gite fuori porta, abbiamo invitato le persone a condividere foto di borghi o sentieri, insomma quello che potesse essere oggetto di una gita fuori porta, di una gita di Pasquetta. Aprile non potevamo che dedicarlo alla primavera, e alla primavera declinata soprattutto in racconto di giardini, parchi, cortili nascosti, magari sentieri dove ci sono ciliegie in fiore, insomma, per cui è comunque un racconto del territorio, invitando le persone però a focalizzarsi sulla stagionalità. Oggi un po' l'utilizzo di Instagram rispetto all'inizio è cambiato, perché sempre di più si vedono foto postate, scattate magari mesi prima, non è più molto Insta. Infatti questo è un altro degli spunti da dare assolutamente a chi magari non conoscesse. Instagram vorrebbe appunto anche l'istantaneità sostanzialmente dell'immagine. Anch'io la vorrei, che un po' si è persa però. E questa iniziativa invece, legandola almeno al mese, era proprio anche per spingere le persone a essere un po' più istantanei, no? un po' più cogliere il momento e non... D'altronde non c'è un moderatore che dice no, si tira l'orecchio e dice qui ci vorrebbe appunto questa foto di 20 anni fa, per esempio. No. Anzi, ma è una pratica che è sempre più... nel senso, prima si scattava solo col cellulare, poi le macchine fotografiche, quindi adesso uno fa un viaggio, scatta 1000 foto e... non può pubblicarle 1000 in un giorno, e quindi poi ha tutto l'anno per andare anche di ricordi. Un minuto per una domanda che però può essere molto difficile. Si dice, avevi detto prima, Instagram fin quando dura, in senso così generico. Ma vedete un po' cosa potrebbe essere che a far finire Instagram, o comunque insomma a modificarlo? Modificarlo ci sta già pensando Zuckerberg da quando ha acquisito Instagram. L'ha già cambiato parecchio, insomma, dai formati delle foto che sono cambiati, dall'ordine di visualizzazione anche degli hashtag, dall'inserimento dei video e poi sempre l'allungamento dei video. Adesso siamo arrivati a 60 secondi, insomma, chiaro, ammiccamento anche alle aziende. E poi dall'introduzione dei post sponsorizzati, quindi per cui sta decisamente cambiando. In questi giorni sta cambiando anche l'algoritmo, per cui non ci sarà più una visualizzazione organica dei post, ma saranno un po' sullo stile di Facebook, così sembra. Poi insomma io sono anche dell'idea che prima vediamo e poi giudichiamo, per cui cose ne stanno cambiando parecchio. Sempre più a mio avviso ci si allontana dalla spontaneità e da com'era iniziato, no? Da queste anche interazioni tra le persone, e sempre più si sta spostando verso, inevitabilmente, perché poi è un'azienda e quindi è giusto anche che si pensi a fare profitto, verso i post sponsorizzati, eccetera, molto più stile Facebook, e questo secondo me un po' già sta rovinando, e chissà, poi magari... ricambia tutto. Però intanto questa è una chiave di lettura certamente importante, perché questa facebookizzazione di Instagram potrebbe snaturare, ma vedremo appunto se lo sarà. Appuntamento alla prossima puntata, quindi, per capire un po' come è andata
anche appunto nei prossimi mesi. Grazie dunque a Elisa Bottai, Gas Veneto. Grazie, l'occasione in mattinata appunto per capire un po' di più, anche vedere una parte soltanto, ma l'invito appunto quello di andare su Instagram a vedere le mille espressioni davvero degli Gas. C'è da divertirsi. Grazie, buona giornata. Grazie a lei. E buona giornata anche a voi. 7 in punto torna alle 7 del mattino, come di consueto, qui su Telepadova 7 Gol. Arrivederci.